Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Gilli Tazzina. Nuovo straniero giocattolo, Gilli Tazzina, si presenta con il Teddy, la traslazione fasica e l'impatto sismico. I suoi vantaggi sono rispettivamente quello standard Teddy al 100% di probabilità di critico contro i nuovi bersagli e 5% di probabilità di malfunzionamento. Durante il malfunzionamento, Teddy trova un nuovo bersaglio dopo ogni tiro, mentre il suo vantaggio comandante, oltre a quello standard, durante il malfunzionamento Teddy trova un nuovo bersaglio dopo ogni tiro e folgora un nemico vicino per 51% danni energetici base. I bersagli folgorati infliggono altri 51% danni energetici base anche ai nemici circostanti. Quindi sono dei vantaggi interessantissimi. Ma la cosa più importante è che sbloccando questo eroe sbloccheremo anche Buone Feste. Riduce il recupero delle tue abilità del 40%. Si incrementa separatamente dagli altri vantaggi di riduzione e recupero. Quindi raga, ve lo dico già su due piedi, questo è uno di quei vantaggi squadra che tutti vorrete. Uno di quei vantaggi squadra che sarà il nuovo metagioco. Quindi mi raccomando, assolutamente non potete perdervi né l'eroe e di conseguenza né il vantaggio squadra. Sì, ma Kino, come si ottiene soprattutto? Per ottenerla vi basterà affrontare gli incarichi di giocattoli ribelli e alla seconda pagina, precisamente alla penultima missione, otterrete lei. Se non sono stato ancora abbastanza chiaro, corri subito a fare le missioni, perché se non dovessi fare in tempo a ottenere questo vantaggio squadra, poi dovrei aspettare un altro anno intero, mentre ora hai l'occasione di ottenerlo subito. Comunque confermo che il malfunzionamento del Teddy è solamente un vantaggio, seppur la parola malfunzionamento faccia intendere tutt'altro, e questo malfunzionamento si è dimostrato davvero molto utile. Alla fine del video andremo a vedere molte build di eroi, ovviamente utilizzando come primario quelli che riducono sempre la cooldown di ogni abilità, e vedere quanto è possibile spammarla. Ho cercato di fare un riepilogo per le abilità principali, per mostrarvi anche cosa è possibile fare e cosa no, ma ora concentriamoci sull'eroe. Come potrete ben osservare, questo Teddy, oltre alla differenza di skin davvero molto carina se posso dirla mia, e la differenza che appunto è un orso femmina, comunque è in grado di proteggervi davvero in una maniera eccezionale. Infatti tutti gli zombie circostanti a lui, nel momento in cui questo fulmine entrerà in azione, ok, in questo momento non sono boostato da un team, ma dopo andrete a vedere che questi fulmini riusciranno veramente a shottare tutti i piccoletti che sono vicino. Oltre comunque al Teddy che continuerà a sparare dagli occhi e a sparare i raggi laser grazie comunque ai vantaggi squadra. Insomma, questa build è molto incentrata sul Teddy, ovviamente, seppur il vantaggio che andremo a sbloccare diminuirà la cooldown di tutte le abilità del 40%. E questo già vi deve far capire che è assolutamente un vantaggio che dobbiamo avere, perché il metagioco sta per cambiare, questo ne è la dimostrazione. È già possibile ottenere un Teddy infinito, praticamente ancora prima che finirà un Teddy è già possibile ripiazzarne un altro con una certa build di eroi. Ma adesso vediamo una Storm Chest al 140 esclusivamente con questo eroe e ovviamente la sua Teddy.
Allora, il fatto qual è? Ovviamente due Teddy sono stati in grado di finire comunque una Storm Chest, o almeno da soli sarebbero comunque stati in grado. Con un team addirittura siamo ulteriormente boostati, ma dovete sapere che ovviamente ci sono build molto più forti con il Teddy, quindi è possibile addirittura incrementare la potenza del Teddy, ma questo non lo vedremo in questo video. E comunque il Teddy nel momento in cui cambia bersaglio, quindi non spara più a un singolo bersaglio fisso, quello che è uno smasher magari dove deve stare tanto tempo a tirarlo giù per tirarlo giù, beh, vedrete che comunque i colpi saranno tutti quanti critici. Comunque su zombie tipo i piccoletti è davvero utile, in quanto li shotterete tutti con un colpo. Il Teddy li shotterà tutti con un colpo. Passerà subito al bersaglio successivo. Quando si troverà in mischia, comunque ogni zombie nuovo che colpirà sarà comunque critico. In più abbiamo i fulmini dalla nostra. E a questo punto mi piacerebbe provarlo anche col Cyberclope. Di nuovo raga, l'eroe è comunque fantastico, dovete assolutamente prenderlo sia per l'eroe in sé, ma soprattutto anche per il vantaggio squadra che vi sbloccherà. Questo penso di avervelo già detto troppe volte, ci tengo comunque a ribadirlo. Adesso gustatevi il gameplay restante, ci vediamo tra pochissimo. Allora, Jingle Jazz come primario. Con Jingle Jazz come primario, senza ottenere un frammento, andiamo a vedere quando termina un Teddy quanto ci resta di cooldown. E invece adesso vediamo con due frammenti. Questo è l'eroe che diminuisce la cooldown dell'onda d'urto. Lui lo conoscete benissimo, avevo già appena fatto in queste settimane un video su di lui, e diminuisce la cooldown dell'impatto sismico.
Qui invece diminuiamo la cooldown della minigun. Build per l'esca, sempre per la cooldown. Invece qui abbiamo quello per la cooldown dello scatto taurino. Fumogeno. E infine lo squarcio del drago con una cooldown di ben 6 secondi. Raga, come avrete ben visto, il metagioco sta assolutamente per cambiare. Io spero di avervi dato le giuste motivazioni per effettuare questi incarichi. Da Kino per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Bella bella!